Allora, gioventù, buongiorno a tutti. Oggi vi insegnerò come smontare il motore AM5, che in questo caso è montato sulla mia Red Rose 50. Però la M5 è montata anche sull'RX, l'Aprilia Estrema, l'Aprilia RS e tutte le altre. Allora, come prima cosa inizieremo con il togliere il cartellino di plastica lato frizione. Quindi togliamo il cartellino di plastica lato frizione, il portaoggetti, successivamente anche dall'altra parte toglieremo. Smonteremo il filtro dell'aria ed il cartellino che copre il pignone. Ed ecco come si presenterà il motore una volta rimosse le scocche. Ora, a questo punto, dal momento che il motore dovrà essere tolto dalla propria sede ed essere aperto completamente, quindi il cambio e tutto il resto, dovrete spruzzare il motore con un liquido lavamotori. Ora, io utilizzo un comunissimo sgrassatore per cappe e forni che ho comprato alla Metro, però tenete presente che questo prodotto vi rovinerà il motore, cioè verrà così, verrà tutto opaco, tutto matto, perché toglierà un pochino la cromatura, però dal momento che il motorino mio è vecchio, a me non me ne frega proprio niente, già ci ho speso un sacco di soldi e quindi sta bene così. Quindi però a voi, se il motorino è nuovo, vi conviene comprare un liquido lavamotori in bomboletta. Allora, a questo punto chiuderò il filtro con una bustina di plastica e procederò a spruzzarlo con tutto il motore con il prodotto. Allora, poi, una volta che il prodotto avrà agito, prenderemo il compressore con questo accessorio qui e inizieremo a lavare il motore. Io ho messo acqua e un pochino di liquido per i piatti, ecco. Eseguita questa prima operazione, caricherete il serbatoietto soltanto con l'acqua e risciacquerete il motore. Successivamente poi lo asciugherete. A questo punto come procederete? Per prima cosa dovrete smontare il silenziatore. Per smontare il silenziatore utilizzo un pezzo di spago che sistemo sulla molla, tiro giù e tiro via le due molle. Allora, dopo questo dovrete svitare il circuito dell'acqua, quindi svitando questa vite sotto la pompa e togliendo il liquido refrigerante. Successivamente toglierete l'olio dal motore, potete vedere, eccola qui, la vite qui sotto. Svitando quella vite toglierete l'olio dal cambio. Successivamente toglierete il cavetto del miscelatore, che poi sfilerete, eccolo qui. Sviterete il miscelatore da vicino al carter con queste due viti. Il miscelatore dovrà rimanere sulla moto, non lo porterete via col motore. Successivamente sviterete il perno che blocca il cavo della frizione. Dopo di questo toglierete il perno che blocca la massa della centralina. Poi toglierete il cappuccio della candela, toglierete il cavo del sensore di temperatura e toglierete anche il tubo dell'acqua da sopra la testata. Poi dovrete togliere i cavettini, questi sopra la centralina qui, che vengono dallo statore dietro al motore lì. Questo è il cavettino, quindi sviterete questi, toglierete questi cavetti e qui comunque c'è scritto bianco, verde e rosso, ecco qua, bianco, verde e rosso. Quindi poi come li togliete li risistemate. Successivamente sviterete il carburatore, che toglierete e che rimarrà sulla moto, non lo porterete appresso. Toglierete poi il filo del motorino di avviamento. Successivamente poi andrete dall'altro lato con questo attrezzo particolare, toglierete la clip. Eccola qua, e adesso non riesco perché ci vogliono due mani. Comunque toglierete la clip con il quale, tolta la clip, poi toglierete il Madonna qua, come cazzo si chiama, l'ho scordato. E successivamente poi toglierete, ecco, il cavo che fa accendere la neutral poi nel quadro. E a questo punto credo che non ci sia niente più. Ah, ecco, poi toglierete i tre perni. Uno, due qui sotto e tre qui nel lato, e poi vi toglierete il motore. Ho scordato di dirvi che dovete anche smontare il tubo dell'acqua che va sulla pompa, svitando questo bulloncino qui. Quello dall'altra parte comunque è il pignone.
mi è venuto in mente. Come si presenterà il motore dopo averlo smontato? A questo punto dovete fare una cosa: togliere tutte le viti sul carterino, dal carterino del lato del volano, ecco qui, e togliere il carterino. Svitare i quattro bulloncini che mantengono la testata, togliere la candela e togliere via la testata. Ecco qui. Faccio una piccola premessa, ragazzi: io non sono un meccanico, né tantomeno ho attrezzature da meccanico, quindi io mi adatto un pochino con i mezzi che ho. A questo punto dovete infilare un piccolo straccetto all'interno del cilindro. Questo servirà per bloccare il pistone e permettervi di svitare tutti i bulloni poi all'interno della frizione, poi vi farò vedere dopo. Fatto questo, togliete insomma tutte le guarnizioni in gomma, che vi ricordo poi una volta che rimonteremo il motore ci vorrà poi la serie di guarnizioni nuova. Fatto questo, tolte queste guarnizioni, risistemate la testata sopra e la riavvitate. La riavvitate e poi vi farò vedere come procedere. Dunque, a questo punto la testata è stata richiusa con il pezzettino di straccetto dentro. E come si vede, il volano è bloccato. Dobbiamo adesso svitare il bullone che mantiene il volano. Mettiamo la nostra chiave e lo giriamo in senso antiorario, in avanti, aiutandoci magari con un paio di colpettini di martello. Una volta tolto il bulloncino, procediamo con lo smontaggio del motorino di avviamento, svitando questi due bulloni. Successivamente, tolto il motorino d'avviamento, con un po' di spray sbloccante lo sistemiamo qui nella sede del volano e lo lasciamo agire per qualche minuto. Qui ci vorrebbe un estrattore però per togliere il volano. Io purtroppo l'estrattore non ce l'ho. Quindi una volta che lo spray è agito con un martellino possibilmente di gomma, non in metallo come il mio, comincia a dare qualche colpettino piano piano attorno in modo da cercare poi di distaccarlo. Poi, facendo leva, insomma, piano piano con qualche giravite, si cerca di tirarlo via. Allora, senza aver fatto danni, ecco la campana che viene via. Successivamente dovete svitare lo statore. Per svitare lo statore dovete svitare 1, 2, sono 3 viti a stella. Ed ecco qui lo statore che va via. Successivamente togliamo la mezzaluna che è sull'albero. Eccola qui. Vedete se si vede. Eccola qua. E la conserviamo. Adesso però ci vuole un attimino di attenzione. A questo punto bisogna svitare questa ghiera qui. Però togliendo questa ghiera si perde la fasatura della moto. E poi è tutto un problema. Quindi, una volta che voi la togliete, dovete rimetterla esattamente come l'avete tolta, nella stessa posizione. Allora, io che cosa ho fatto? Con il Dremel, eccolo qui, e con il disco abrasivo, ho fatto un piccolo taglietto, eccolo qua, che combacia perfettamente tra la ghiera mobile e la parte fissa del carter. Quando questi due segnetti combaciano perfettamente, allora vuol dire che il disco è allineato. Voi non so, potete anche usare un pennarello o qualche altra cosa, però se avete un Dremel è meglio perché viene più preciso. Quindi fatto questo segnettino qui, che poi dovrà combaciare in fase di montaggio, procediamo allo smontaggio della ghiera. Adesso, tolta la ghiera, giriamo il motore e ci occupiamo del lato frizione.